Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, qual è il miglior momento per imparare a fare qualcosa di nuovo? Ho pensato di fare queste quattro lezioni di challenge per imparare a fare la posizione Sirsasana, ossia la verticale sulla testa. Quindi, l'unica cosa di cui avete bisogno è un materassino e basta. Quindi, se volete, potete anche avere magari una coperta, un asciugamano, un cuscino da meditazione vicino, così magari avete delle props che vi possono aiutare, altrimenti possiamo iniziare. Allora, iniziamo con una posizione molto semplice, incrociamo le gambe e possiamo scegliere cosa è meglio per noi in questo momento. Magari semplicemente come sono io adesso, con le gambe incrociate, oppure lotus, half lotus, mezzo lotus, qualsiasi cosa funzioni per voi. Prendete una posizione nella quale possiate stare per almeno 3-4 minuti. Iniziamo con una piccola meditazione. Le mani alle ginocchia e quando espiriamo mandiamo giù tutta l'aria. Possiamo chiudere gli occhi o semplicemente riposare lo sguardo a terra. Inspiro dalle narici. Apro la bocca, espiro. Lascio cadere le spalle, inspiro. Apro la bocca. Inspiro, espiro, continuo, segui il tuo respiro, mano a mano che inspiri ed espiri, nota come ogni volta che espiriamo, possiamo usare anche la voce, riusciamo a liberare un po' di tensione dalle spalle, quindi le spalle cadono giù, sentono la gravità. E in questa prima parte della pratica possiamo anche non preoccuparci della spina dorsale, se abbiamo bisogno di arcuare, rilassare, facciamolo. Un po' di respiro, semplicemente sentendo il pavimento come una buona struttura di supporto. Quindi espiro profondamente, mando fuori tutta l'aria, tutti i pensieri. Uso la voce, via via via, tutto esce fuori. Inspiro dalle narici, questa volta osserviamo come il petto si espande, si apre, si apre, si apre, si apre. Le spalle scendono e espiro. Inspiro, ruoto le spalle su. Espiro, le faccio scendere. Inspiro, ruoto le spalle. Espiro, scendono giù. Cambio direzione, inspiro, ruoto le spalle in alto. Espiro, le faccio scendere. Inspiro, espiro, scendono giù, 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 lontane dalle orecchie. Sento il peso delle mie mani sulle ginocchia, lascio cadere le ginocchia. A volte è possibile che manteniamo della tensione inutile, di cui non abbiamo bisogno nelle ginocchia, magari tiriamo sulle gambe, proviamo a rilassarle giù. Il pavimento ci sta supportando pienamente, possiamo totalmente lasciarci andare. Espiro, 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 mando le spalle lontane dalle orecchie. Sento la gravità, sento il peso delle spalle, il peso dei gomiti, il peso dei polsi, delle mani, delle dita. Espiro qui. Visualizzo la mia spina dorsale dal coccige, vertebra dopo vertebra, che diventa più forte, più lunga. Il collo segue, quindi il mento è un pochino verso il petto, in modo che il collo sia lungo, la punta della testa punta in alto. Espiriamo profondamente qui. La prossima volta che inspiriamo dai gomiti, partiamo, andiamo su con le braccia. Su, 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 su. Immagina che le braccia si allungano. Espiro, lascio cadere le spalle ancora una volta. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro, continua un altro po' di respiri con il tuo tempo. Quando sei su, immagina che qualcuno ti sta tirando dal dito medio e in modo che le tue spalle, le braccia, le mani si allungano e quando espiriamo le spalle rilasciano. Guarda se le braccia sono alla stessa altezza delle orecchie. Magari puoi anche spingere le mani un pochino verso il retro della stanza in modo che il petto si possa aprire di più. L'ultimo, inspiro. Espiro, le spalle scendono dai gomiti, scendono anche le braccia,
le mani alle ginocchia, se sto mantenendo le ginocchia, le cosciole anche contratte, le rilasso, sto giù e espiro profondamente qua. Inspiro, allungo le braccia, lunghe, 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 lunghe. Immagina anche una volta qualcuno ti sta tirando dalle dita medie e quindi si allungano le braccia, il petto è aperto, le spalle le ruotiamo, le mandiamo ancora lontane dalle orecchie. Inspiro qua e espiro, rimango qui. Prova a mantenere le braccia parallele al pavimento. E poi iniziamo a fare dei circoli, prima molto grandi. Immaginiamo che c'è una linea che va dalle spalle ai lati della stanza e quindi noi roteiamo le braccia attorno a questa linea immaginaria. Prima facciamo dei grossi cerchi, poi andiamo un po' più piccoli, piccoli, piccolissimi. Rimaniamo, inspiro, espiro, cambio direzione. Prima i cerchi sono molto grandi. Rimaniamo con questa linea immaginaria che va dalle spalle ai lati della stanza. Espiro, mantengo questi circoli grandi, 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 grandi. Piano piano li ridimensiono più piccoli, sempre attorno a questa linea immaginaria. Più piccoli, microscopici. Sto fermo e fermo, inspiro. Espiro, lascio le mani cadere sulle ginocchia. Chiudo gli occhi. E mando tutta l'aria fuori. Sto qualche respiro qua e osservo semplicemente la sensazione che ho nelle braccia e nelle mani. Ho mosso dell'energia, quindi posso sentire magari qualche pizzico di energia qua e là nelle braccia, nelle mani. E semplicemente osservo. Sto ad aspettare che le braccia, le spalle, le mani tornino alla neutralità. Espiro profondamente qua, mando tutta l'aria fuori e aspetto che l'aria riempie i miei polmoni, quindi diventa quasi automatica l'inspirazione, perché mandiamo fuori talmente tutta l'aria che automaticamente abbiamo bisogno di un'aria nuova e quindi respiriamo pienamente. Espiro ancora una volta dalla bocca. E porto l'attenzione a dove sento il respiro di più nel mio corpo. Normalmente può essere la pancia, se abbiamo un respiro profondo oggi, il petto, forse la gola. Semplicemente osservo dove sento di più il respiro. E poi posiziono le mie mani dove sento il respiro di più. Non c'è un giusto o uno sbagliato, semplicemente seguo il mio corpo e osservo con le mani in movimento. L'espansione quando inspiriamo. E rilascio verso la spina dorsale quando espiriamo. Muovo il mento un pochino verso il petto in modo che il collo sia ancora una volta lungo. Osservo il movimento del respiro. Se il respiro è corto oggi, non lo giudichiamo, rimaniamo semplicemente ad osservare. Poi riportiamo le mani alle ginocchia. Inspiro, mando su ancora una volta dai gomiti, su, 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 su. Le braccia sono lunghe, le mani sono allungate verso l'alto. Giro le palme delle mani al centro e poi lascio cadere le mani con le dita bene, bene, bene aperte di fronte a me. Premo bene, bene, bene a terra. Espiro, lascio cadere ancora una volta le spalle. Apro il petto. Quindi faccio una sorta di pressione con le mani, trovo un punto d'appoggio, i gomiti sono paralleli e quando spingo un pochino con le mani verso il corpo noto come il petto si apre un po' di più e io sento più e più stretch nelle mie anche, nelle gambe, nella parte alta delle gambe, nelle ginocchia forse. E poi piano 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 mi lascio cadere verso il basso. Provo a farlo in diversi step, quindi cammino piano piano, mi giro, così potete vedere meglio. Quindi sono in questa posizione, poi prima faccio questa sorta di blocco, quindi vedo, ho
Ho in teoria la spina dorsale dal coccige alla punta della testa, con il mento verso il petto, c'è cioè una linea sola. E poi con i gomiti paralleli scendo, scendo, scendo. Faccio un primo step. E poi se funziona provo a scendere un pochino di più. Scendo, 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 scendo. E stiamo giù. State giù, io torno su per parlare. Però quando siamo giù, iniziamo a lavorare con quello che abbiamo. Praticamente, prova a vedere se non riesci a toccare il pavimento, lavora allora con il peso della tua testa. Quindi se siamo su, perché magari oggi non abbiamo flessibilità o è un esercizio che non abbiamo mai fatto, approfittiamo di quello che abbiamo, sentiamo come il pavimento ci supporta e lasciamo semplicemente cadere la testa in modo che il collo si possa rilassare. Espiro profondamente, vedo se riesco a rilassare dalle spalle e dai gomiti. E poi trovo le palme delle mani, inspiro, cammino con le mani verso il corpo. Ritorno a quella posizione dove posso aprire il petto, c'è una linea sola che va dal coccige alla punta della testa. Premo bene 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 con le mani, apro bene 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 le dita e poi spingo verso avanti e mi muovo la posizione del tavolo. Mi aggiusto in questa posizione, mantengo i polsi sotto le spalle, le ginocchia sotto alle anche. Posso decidere se premo con i piedi o forse li voglio puntare. Dipende dalle ginocchia, come dalla costituzione. Possiamo anche proteggere le ginocchia mettendo magari una coperta oppure anche raddoppiando il materassino. Trova quello che ti fa stare meglio in questa posizione. Apri bene 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 le dita delle mani. Premi un pochetto anche con l'ultima parte, con le falangette, in modo che i polsi siano più protetti. Sguardo a metà tra le due mani per un pochino verso il limite del materassino, quindi più o meno qui. Espiro, sto ferma e fermo e lascio cadere il petto e la pancia verso il pavimento. Inspiro, sto fermo, fermo, ma sento che c'è più spazio nella cassa toracica, più spazio tra le spalle, più spazio nella schiena. Espiro ancora una volta, lascio cadere il petto e la pancia. Apri tutto, lascia che la pancia si espanda. Inspiro. Espiro, tutto fuori. Inspiro, mi muovo in su, premo, apro il petto, guardo in su. Espiro, scendo giù, posizione del gatto, guardo l'ombelico. Arco bene, bene, bene la schiena, rilascio la testa. Inspiro, salgo su. Espiro, torno giù. C'è un movimento anche nel mio sacro, nel mio osso sacro, quando salgo su si muove verso l'alto e quando scendo giù si muove verso il basso. Quindi prova a mantenere questo movimento come un'onda che parte dal coccige, va su, 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 passando per il petto fino alla testa e poi scendo. E poi chiudiamo gli occhi ed iniziamo a fare un freestyle tra queste due posizioni. Quindi iniziamo a trovare i movimenti che servono al nostro corpo oggi. Quindi provo a chiudere gli occhi, che in questo modo è più facile capire di cosa ha bisogno il corpo. E inizio ad aggiungere il collo, fare dei cerchi magari con la parte bassa del corpo. Sento le parti del corpo che sono in contatto con il pavimento. Espiro tutta l'aria fuori. E mi ricordo di inspirare profondamente, riempi i polmoni di aria nuova, espiro, lascio andare. Piano piano mi rifermo, mi ricentro, posizione del tavolo, e questa volta premiamo tutti con le dita verso il pavimento. Ci aiutiamo con le nostre mani in modo da posizionare tutte le dita bene a terra, ognuna delle dita riceve del peso corporeo. Quindi premo bene bene, le dita sono giù. Ora, torniamo al tavolo. Se questo è già abbastanza per te, magari è già abbastanza intenso perché forse non abbiamo strecciato, usato la flessibilità delle dita oggi o in questi giorni o in queste settimane o mesi, allora stai qua e prova a mantenere qualche respiro qui. Oppure, seconda opzione, mando i glutei verso i talloni. Spingo, 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 spingo. Spingo anche con le mani. Ora potremo sentire un pochino più
pressione, se questo è abbastanza fai tre respiri qua, oppure se vuoi premi, le mani vanno verso il corpo, si appoggiano alle cosce, mantengo la spina dorsale lunga verso l'alto. Ricordati questa cosa, più che più spazio tra le vertebre e premo bene bene bene, quindi adesso tutto il mio peso è sui talloni e ho una grande flessibilità, le dita si aprono bene bene bene. Espiro, mando le spalle lontane dalle orecchie. Inspiro dai gomiti, salgo su 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 su. Espiro, premo con le braccia e le mani davanti. Punto i piedi e scendo alla posizione del bambino. Rilascio verso il pavimento. Ora decidiamo che posizione del bambino vogliamo scegliere. Ci sono due principali modi. Uno è con le gambe ben aperte, quindi c'è molto spazio tra le ginocchia e ho più spazio per la pancia e per il petto di rilasciare verso il basso e allungo le mani di fronte. Questa è un'opzione. L'altra è che mantengo le ginocchia unite, lavoro con l'arcuamento della schiena, cioè non so se ti dice arcuamento, però con la curva della schiena, lascio andare giù, ancora una volta, tocco con la fronte a terra e lascio le mani dietro. Quindi decidi che cosa è meglio per te, che posizione vuoi scegliere in questo momento. Espira dalla bocca tutta l'aria fuori. Inspiro, premo con le mani, premo, 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 mi muovo davanti, premo con i piedi, metto le ginocchia parallele, premo con i piedi, mi sposto in avanti e arrivo in un plank, premendo con le dita, alzo le ginocchia, sto su, espiro 2, espiro 3, le ginocchia scendono e torno al bambino. E faccio un altro po' di respiri qua, inspiro. Espiro profondamente. Inspiro, premo ancora una volta. Torno alla posizione del tavolo. Mi allineo. Se c'è bisogno, mi sposto un pochino. Polsi sotto le spalle. Ginocchia sotto alle anche. Premo con i piedi. Ancora una volta mi ricordo che ognuno delle mie dita dei piedi riceve un po' di peso corporeo. Sposto il peso verso i talloni, piano 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 piano. Inizio a sentire i miei addominali dove sono. Tiro sulle ginocchia qualche centimetro dal pavimento. Inspiro qua, espiro, vado su, prima posizione del cane. E respiro qui, lascio andare tutta l'aria fuori, inizio a camminare. Prima piego un ginocchio e poi l'altro. Rimango nel cane. Per imparare a fare la Sirsasana, ossia la nostra verticale della testa, abbiamo bisogno di una forte preparazione alle braccia e alle spalle e anche naturalmente agli addominali. Quindi rimaniamo in questa posizione del cane per un altro po' di respiro. Rilasso la testa, sì, no, no. Piego le ginocchia se mi serve. Quindi prima di tutto porto l'attenzione all'allineamento della schiena. Immagina dal coccige fino al dito medio, la stessa linea. Perfetto, da qua inspiro, mi muovo un plank. Espiro, torno su. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro, inspiro, sto in plank, mi aggiusto, mando i talloni verso il retro in modo che anche la parte dietro delle gambe sente un pochino di stretch. Espiro 2, espiro 3, scendo chaturanga, gomiti paralleli. Inspiro, spingo in su, apro bene bene il petto. Espiro, torno al cane. Inspiro qua e espiro dalla bocca. Inspiro, guardo le mani e cammino verso di esse, piano piano piano. Espiro, scendo giù. Ora io mi giro, tu stai giù. Rimaniamo giù, 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 giù. Quello che vogliamo fare in questa posizione è dire al corpo che siamo totalmente autosufficienti. La parte bassa del corpo, così forte, così ben ancorata a terra,
che permette alla parte alta di rilassare totalmente. Espiro dalla bocca, muovo la testa, sì, no, no, come movimenti. Ora premo bene bene con i piedi e mi immagino i piedi che sono un pochino più grandi di quanto io creda che si siano. Quindi allargo bene 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 i piedi, la pianta del piede, le dita, mi faccio cadere. Posso anche abbracciare le mie braccia, faccio una sorta di quadrato e poi ci metto la testa proprio in mezzo, in modo che il collo anche rilasci. E respiro qua, tutta l'aria fuori, usa la voce, usa la tua bocca. Senti come la parte bassa del corpo è così forte che permette alla parte alta di rilassarsi totalmente. E quando espiro rilascio le braccia. Inspiro, sto su a metà. Quindi in questo caso quando sto su a metà voglio spazio tra il mento e il pube. Apro bene il petto. Espiro, scendo giù, 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 giù. Inspiro, premo con i piedi, piego le ginocchia, salgo su, 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 vertebra dopo vertebra, lascio anche le braccia dei gomiti salire su, 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 espiro, scendo e porto le mani all'altezza del petto. Espiro qui, mando il respiro giù, 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 giù. Immaginati che stiamo mandando il respiro giù all'altezza dei piedi, giù alle radici, giù al centro della terra, quindi prendiamo tutta questa energia. E ce la riportiamo su, rimaniamo in Tadasana, però facciamo una Tadasana non da manuale, quindi lasciamo che le braccia siano totalmente rilassate. Provo magari a fare una shakerata verso il basso, così non siamo rigide, rigidi. Espiro, mando tutto, tutto, tutto il pavimento. Prendo queste radici, le seguo, scendono giù fino al centro della terra e da lì mi porto tutta l'energia su. Dai piedi, le ginocchia, le anche, la pancia, il petto, le spalle, le braccia, il collo, la testa. Espiro, scende tutta l'energia giù, 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 fino al centro della terra. Inspiro, la riporto su. Mi autoalimento dell'energia della terra. Inspiro, premo con i piedi e parto su, ancora una volta dai gomiti, su, 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 su. Espiro, scendo giù. Inspiro, vado su a metà. Espiro, scendo giù. Apro bene le dita dei piedi, premo bene con i piedi. Inspiro, premo con le mani. Espiro, mi sposto il cane. Uno. Espiro, due. Rilascio la testa. Espiro, tre. Inspiro, premo con i piedi, piego le ginocchia, mi muovo, plank. Aggiusto. Espiro, torno al cane. Inspiro, plank. Espiro, cane. Inspiro, plank. Espiro, cane. Rimango in cane. Inspiro qua. Espiro, gomiti paralleli. Scendo, lascio cadere la parte bassa delle braccia, gli avambracci. Rimango sulla posizione del delfino. Ora posso piegare le ginocchia, mando in su i glutei. Espiro, sto. Le spalle sono super forti. Inspiro qua. Piego le ginocchia, espiro, torno su al cane. Inspiro, espiro, inspiro, plank, espiro, gomiti paralleli, chaturanga. Inspiro, su, espiro, torno al cane, mi aggiusto nel cane. Inspiro, espiro, inspiro, guardo le mani, salto o mi sposto a loro, sto su a metà. Espiro, scendo giù. Premo con i piedi, inspiro, vado su, 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 su. Espiro, scendo giù. Quando espiro, mando ancora una volta tutta l'energia giù, 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 giù. Inspiro qua. Espiro, torno giù al centro della terra. Inspiro, riporto su. Espiro giù. Inspiro, second round. Saliamo su. Espiro, scendo. Inspiro su a metà. Espiro, scendo. Inspiro, mani giù. Espiro, cane. Uno. Espiro, due. Rilasso la testa. Espiro, tre. Inspiro, plank.
addominale. Inspiro, plank. Espiro, cane. Inspiro, plank. Espiro, cane. Inspiro qua. Espiro profondamente dalla bocca. Inspiro, plank. Espiro, chaturanga. Inspiro, salgo su. Espiro, cane. Inspiro qua. Espiro dalla bocca. Inspiro qua. Espiro, avambracci giù. Inspiro. Espiro. Inspiro, vado in plank. Espiro, torno su. Inspiro, plank. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro qua. Premo le ginocchia. Espiro. Torno su. Inspiro. Espiro. Inspiro. Guardo le mani. Mi sposto con un salto camminando verso di loro. Su metà. Espiro. Scendo giù. Premo con i piedi. Inspiro. Vado su, 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 su. Espiro. Mani al centro del petto. Manda tutta l'aria fuori. Espiro dalla bocca. Prendete un momento in questo Tadasana, posizione della montagna. Trovo la pianta dei piedi, è bene aperta, apro bene 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 anche le dita dei piedi e mando giù tutta l'energia. Espiro giù, 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 centro della terra. Inspiro, mi riporto tutta l'energia su. Scendo giù, facciamo l'ultimo round, l'ultimo giro di questo flow. Inspiro. Espiro. Inspiro su metà. Espiro, scendo giù. Inspiro, mani toccano a terra, proviene le dita. Espiro, cane. Uno. Espiro, due. Ups. Espiro, tre. Inspiro, plank. Espiro, cane. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro, plank. Espiro, giù chaturanga. Inspiro, su. Espiro, cane. Inspiro, avambracci giù. Espiro, stop. Inspiro, fronte, plank. Espiro, su. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro, torno su. Inspiro qua, premo le ginocchia, espiro. Torno sul cane. Inspiro, guardo le mani, cammino verso di esse, su a metà. Espiro, scendo giù. Premo con i piedi, inspiro, salgo su, 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 su. Espiro, mani al centro del petto. E mando ancora una volta tutta l'energia giù. Questa volta posso anche mettere palmo su palmo, in modo da rilasciare l'energia un pochino di più dai gomiti, ma soprattutto sentire il battito del cuore, il respiro. Espiro, sento giù, 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 giù. L'energia e il mio respiro raggiungono il centro della terra e da lì riporto su, 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 su. Riempio tutto il corpo con questa energia. Espiro. Poi rilascio andare le mie braccia lungo il corpo, rilascio le spalle. Giù, 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 giù. Trovo la pianta del piede, apro bene, mi sento ben radicata e radicata a terra. Immaginati che c'è un muro dietro di te e quindi muovi il coccige verso il fronte. È come se stessi appoggiato al muro completamente con la tua spina dorsale. Quindi normalmente siamo un po' così e mandiamo il coccige verso l'interno. Espiro, qua, Tadasana, posizione della montagna. Piego un pochino le ginocchia. Le ginocchia hanno questa sorta di micro rotazione verso l'esterno. Quindi la pianta dei piedi è ancora di più radicata a terra e mentre rotiamo le ginocchia sentiamo che i glutei automaticamente si attivano di più. Immaginando che c'è una zip
dalla pancia, che quindi tira su la pancia, il petto si apre automaticamente di più e le spalle cadono. Questa è la posizione Tadasana. Espiro. Prendiamo un'altra variazione non da manuale e quindi apriamo il palmo delle mani verso il centro della stanza e creiamo spazio tra le braccia e il torso in modo che le ascelle siano libere. Quindi prova a trovare la posizione che ti fa più comodo in questo momento. Non dobbiamo avere per forza le ascelle libere, però è bello prenderci tutto lo spazio che ci meritiamo. Prenditelo tutto, apri bene queste braccia. Espira, manda giù tutta l'energia, giù, fino al centro della terra. Quando inspiri la prendi su e apri bene il petto, ti prendi tutto il tuo spazio, apri. Espira, manda giù tutta l'energia, vai al centro della terra, da lì ti prendi tutta l'energia e te la porti su. E prendiamo un momento per centrarci, siamo ben radicate a terra. È lo stesso momento, siamo aperti, per dare e ricevere senza aver paura di perdere il centro, perché siamo così radicati, che è impossibile che perdiamo il centro. E poi da qui ci permettiamo di andare nel nostro posto felice, qualsiasi esso sia. Può essere un'idea, uno spazio fisico, la vicinanza a una persona. Vai là. Datti la possibilità di andare lì. E poi piano spostiamo le mani al petto, prima la sinistra e poi la destra sulla sinistra. E ci portiamo questo spazio felice al cuore. Sentiamo il battito del cuore, possiamo rilasciare le spalle giù. E poi piano piano, toccando il nostro corpo, lasciamo anche le braccia e le mani cadere. Lasciamo anche il mento cadere verso il petto. Sentiamo il peso della testa. Lasciamo che la spina dorsale si arqui, vertebra dopo vertebra. Sentiamo che possiamo rilasciare, i piedi sono ben piantati a terra. Iniziamo a sentire il peso delle spalle, dei gomiti, dei polsi, delle mani, di ognuna delle dita. Mentre scendo, piego anche le ginocchia, piego. Scendo giù, gli occhi sono chiusi o posso fissare un punto. Sento il peso delle spalle e delle braccia. Mentre scendo, piego le ginocchia, sposto il peso sulle dita dei piedi e quindi tiro sui talloni e mi ritrovo in una posizione di bilanciamento. Quindi, ora posso aiutarmi con le mani, chiaramente, posso stare giù, però prova a darti la possibilità di esplorare come stai oggi nel senso del tuo balance. Quindi magari puoi provare ad abbracciare le tue gambe, magari posizionare il naso tra le ginocchia, piano. Espiro qua, puoi anche lasciare chiaramente le mani giù. E poi, da qui, crediamo nel pavimento, lo sentiamo che ci supporta e ci lasciamo cadere, rotoliamo verso il retro, giù. Lasciamo che i piedi tocchino forse la parte dietro alla testa. Se non succede è anche lo stesso. Vado su, torno giù, vado su, torno giù. Provo a mantenere un movimento abbastanza gentile, quindi non voglio assolutamente creare difficoltà al collo, quindi provo anche ad andare un pochino piano. E mentre rotolo su e giù, sento che c'è questo bel massaggio alla spina dorsale, vertebra dopo vertebra. E poi la prossima volta che sono su, rimango su e rincrocio ancora una volta le gambe. Espiro, mando ancora una volta le mani alle mie ginocchia e lascio le spalle cadere. Espiro qua. Sento il mio respiro ancora. Sposto il palmo sinistro sul petto, la mano destra sulla sinistra.
Muovo il mento verso il petto. Torno al mio spazio felice e mi inchino adesso, mando il mento verso il petto. Torno a quello spazio felice e so che ci posso andare sempre, ogni volta che ne ho bisogno. Inspiro, ricentro la testa. Porto le mani in posizione di preghiera. Prova a non premere tanto l'una contro l'altra, ma lascio quasi una sorta di distanza. Sento il calore delle mie mani e poi le lascio toccare. Portiamo le mani alla fronte, alla bocca, al cuore. Namaste. Grazie per praticare con me. E se vi è piaciuto, faremo altri video. Questo è un video di preparazione. E quindi saranno quattro video in diversi step per arrivare a Sirsasana, quindi ad arrivare a fare la verticale sulla testa. Consiglio di ripetere questo video 4 giorni, quindi ogni giorno potete fare questo flow, questa ripetizione. E dopo iniziamo con il secondo video, lo step 2. Grazie e buona giornata. Resistiamo.